non le faccio neanche la domanda, dia lei stesso una risposta. È imbarazzato a stare in questa lista? Perché ha deciso, nonostante i problemi giudiziari grossi della sua famiglia e del suo padre? Allora, non sono assolutamente imbarazzato di stare in questa lista né in altre liste, anzi sono orgoglioso di essere candidato per portare la voce del nostro territorio all'interno della regione Campania. E per quanto riguarda i fatti della mia famiglia, sono stati, ripeto per l'ennesima volta, ampiamente chiariti, ampiamente chiusi e sistemati. Quindi non vedo il perché ci dovrebbe essere ancora questa situazione di cui si nomina Enrico Maria Natale e lo si avvicina ad ambienti poco raccomandabili. Io non sono un camorrista, né la mia famiglia fa parte di nessuna famiglia camorristica e mai lo sarà, mai lo sarà. Però lo stesso De Luca ha ammesso degli errori. Che cosa replica al candidato presidente? No, ma io non mi sento chiamato in causa delle parole del presidente. Io penso che il presidente stia facendo un buon lavoro e anzi, se ci sia qualche illusione verso la mia persona e verso la mia candidatura, io dico che allora la persona che, cioè il presidente, casomai sarà stato mal informato sulla mia persona, perché io, ripeto ancora, sono una persona pulita, una persona che ha la passione politica da oltre 10 anni e combatterò fino alla fine, fino al 31 maggio per riuscire a portare avanti quello che è il percorso politico che ho iniziato già 10 anni fa per i cittadini, per il popolo e per il mio territorio. C'è però un peso grosso per la vicenda di suo padre, è intervenuto Saviano, è intervenuta la Capacchione, insomma simboli dell'antimafia. Lei davvero non ha mai pensato di fare un passo indietro, anche per tutelare la sua immagine, quella della sua famiglia? Assolutamente no, perché io le ripeto ancora, Roberto Saviano non conosce Enrico Maria Natale come io non conosco Roberto Saviano. La stessa cosa vale anche per Capacchione e per gli altri. Quando vogliono conoscere Enrico Maria Natale, io sono disposto qui a discutere con loro, a parlare con loro e a chiarire queste situazioni, anche personalmente con loro, anche pubblicamente. Non è un problema.